è stata sempre, diciamo, un'ambizione, anche se al di là era un sogno praticamente. La mia passione per il ciclismo nasce negli anni 50 in pratica, e ho pensato anche che avrei voluto diventare un ciclista, però mi schieravo dove alla partenza c'erano corridori che si chiamavano Moto Gimondi, quindi ho capito che probabilmente non era proprio lo sport che poteva fare per me. E da lì abbiamo incominciato a fare i primi capi, i primi campioni, le prime squadre naturalmente a livello dilettantistico. Questa passione qui naturalmente mi ha sempre portato a sognare di poter essere un giorno sponsorizzazione per il Tour de France. Il giorno che dovessi prendere la maglia gialla del Tour de France potrei anche morire dopo, perché per me era come avere tutto.